Eccoci qui, siamo su Cold Waters e andiamo a dare un'occhiata alla missione che ci aspetta. Dunque, dobbiamo intercettare una task force nemica che parte da Murmansk per raggiungere Reykjavik e niente, quindi dobbiamo fermarli prima che arrivino. Allora, le navi da sbarco, ok, anche la scorta. Va bene, allora andiamo a vedere. Dunque, intanto avviciniamoci a Reykjavik evitando questo sottomarino di pattuglia. Benissimo, e poi dirigiamoci verso Murmansk. Un aereo, meglio evitarlo. Questo è mio. Ecco, quella nave verde credo sia il nostro obiettivo. L'andiamo a prendere quasi a casa. Sta arrivando anche un sottomarino. Ok. Allora, dentro e subito a rallentare e silenziosi. Make turns for. Rig ship, ultra quiet. Con, sonar, new contact bearing. Make turns for 1 knots. Direi di scendere anche subito a 300 metri. 300, dive by. Con, sonar, new contact bearing. 0, 6, 6. Designated Sierra 3. Ok, andiamo a vedere i contatti. Con, sonar, new contact bearing. 0, 7, 8. Designated Sierra 4. Con, sonar, new contact bearing, 0, 7, 4, designated Sierra 5. Leggermente diverso. Forse questa. Vediamo. Questa non è. Direi questa. Proviamo a identificarla così. Con sonar Sierra 2 is classified as merchant. Con sonar new contact bearing 0 6 8 designated Sierra 6. Ma come merchant? Sierra 1. Direi questa. Con sonar Sierra 1 is classified as escort. Giriamo il muso verso di loro. Con, maneuvering, making turns. Come right to. 0, 8, 4, helm I. Un debole layer a 70 metri. Sottomarino? Foxtrot? Ma anche sì. Con sonar Sierra 6 is classified as submerged submarine.
Recon sonar, Sierra 4, is classified as merchant. Recon sonar, Sierra 6, is classified as merchant. Ma un attimo, non sto capendo alcune cose. Perché? Non è questa. Cosa sta combinando? Ho sbagliato identificazione. Era così, direi. Con sonar Sierra 6 is classified as submerged submarine. Questa è Sierra 3. Con sonar Sierra 3 is classified as escort. Sonar Sierra 5 is classified as merchant. Allora vediamo di capirci un po'. Questa cresta sta pingando di brutto. Facciamo così, un siluro, no, è presto ancora, non mi conviene. Con, dive at 300, dive by. È meglio prima capire veramente dove sono, infatti queste conosciamo la rotta, invece di queste ancora no, sappiamo solo la direzione. Facciamo ancora manovra. Come right to 092 helm I. Sonar new contact bearing 079 designated Sierra 7. Sierra 7 me lo dà qui, ma sicuramente non è così lontano. Sierra 3 direi che abbiamo capito abbastanza bene dov'è. E Sierra 1 che non mi fido.
vediamo appunto se cambiando rotta riusciamo a capire un po' di più. 1, 2, 3. Abbiamo perso un contatto. Lanciamo qui. Come torpedo room, firing tube 1. Lanciamo verso qua. Con sonar, launch transient from Sierra 6. Lanciamo ancora verso qua. Con sonar, launch transient from Sierra 6. E poi verso. Con torpedo room, firing tube 4. Dunque, hanno lanciato anche loro, quindi il Foxtrot questo, che ha lanciato tre siluri. Dunque, due hanno la traiettoria stretta e un altro ce l'ha aperta, quindi non facile decidere cosa fare. Proprio non facile. Direi di puntare qua in mezzo, così. Come right to. Aumentiamo la velocità. 0, 6, 4, helm on. Make turns 4, 5 knots, maneuvering high. Con, maneuvering, making turns 4, 5 knots. Dove hanno buttato l'idrofono? Qua. Sono esplosi e questo cambiamo subito rotta. Come right to 1-2-1 helm high.
Ok, sto andando a correggere tutte le rotte dei siluri. Segnato un bersaglio in superficie, stessa cosa il 3, stessa cosa il 4, mentre l'1 dovrebbe andare a beccare questo Foxtrot. Andiamo sul Foxtrot, eccolo qua. Cavallo dell'Air sta scendendo, probabilmente ha sentito il siluro in arrivo. Poco siluro attivo. Sta proprio venendo incontro alla profondità del nostro siluro. Siluro attivo, perfetto. Smaker. Bearing 0, 4, 3.
vediamo di tagliare fuori il noisemaker. Non ci siamo riusciti per niente. Noisemaker bearing 041. È colpito. Contact Sierra 6. Last bearing 040. Contact breaking up. Allora, ricarichiamo questo siluro, andiamo sul numero 2, andiamo a guidarlo verso Landizan, ma sì, perché no? E vuoi che non ci faccia un dispetto? Allora, dov'è? Ok, sta andando lì. Qui abbiamo sparato nel mucchio praticamente. Gun torpedo room, tube one ready. Ok. Allora, siluro 1. Gun, fire control, weapon acquired. Dove ti sparo? Su questa alligator. Gun torpedo room, fire tube one. Pure. Con sonar lost contact. Sierra 5. Last bearing 0-8-8. Contact breaking up. E carichiamo questo tubo. Modifichiamo la rotta. Come left to 080 Helm I. Allora, il numero 3 dobbiamo subito portarlo. Conviene andare dalla cresta? Sì, sì. Andiamo a modificare questa rotta. Proprio lì. Che così, esatto, e invece il 2 lo andiamo a spostare. Gun torpedo room, tube 4, ready. Anche qui, perché no? Questa
steady course. Ok, vediamo se lancia il noisemaker. Il siluro l'ha agganciata. Sta virando. Ci siamo. Non lancia neanche un noisemaker. Noisemaker bearing 059. Con sonar lost contact. Ok, l'abbiamo colpito. Allora ricarichiamo subito il tubo. Zero. Contact breaking up. Andiamo a dare un'occhiata qua. Allora, abbiamo questa. Subito un siluro in questa direzione. Pronto per 524. Torpedo room 2-3, ready. Il siluro 1 si sta attivando. Si è attivato. Fire control, weapon acquired. E andiamo a vederlo. Ti pare te che quando sto guardando una cosa
Quello non viene a disturbare. Questa è ancora la cresta che sta affondando molto lentamente. Ecco dov'è questa. Allora, è il siluro 4 che gli abbiamo mandato. Un attimo, ricarichiamo questo tubo. Il siluro 4 deve andare qui. Che affonda. Gun torpedo room, tube 1 ready. Sì, in realtà non hai capito cosa volevo. Allora, di qua perché non riesco a farlo. Siamo un po' solo antipatico, eh? Gone, fire control, unable to fire. Vorrei ben vedere. Allora, tu, ma proprio tu, perché non mi calcola dove va? Vabbè, io te lo infilo dietro così, proprio al siluro. Leggiamo ancora la nostra rotta. Come right to 096 Helm I.
praticamente sta facendo un 180. Allora, silurello mio, tu devi andare su un bersaglio di superficie. Esatto, ed anche tu. Dove va, ma mi conviene fare così, lasciare che si attivi il siluro il più velocemente possibile. Guarda quanto viaggia. Mi conviene attivarlo manualmente adesso. Lo attivo. Con sonar, noisemaker bearing 051. In via dall'angolo del noisemaker, grazie. Perfetto. Concentrato qui. Bravo, proprio lì. Sei spacciata, cara mia. Infatti. Contact Sierra 3. Last bearing 054. Contact breaking up. C'è un'altra nave in fumo. Che praticamente è distrutta, ma probabilmente non è ancora affondata. E dai, però. Dove l'ha lanciato? Neanche tanto lontano da me. Andiamo a modificare subito la rotta. Come right to. Prima che questo mi senta. Ah, ma guarda chi è. Allora, vediamo se riusciamo poi ad usarla come copertina questa. Un po' buia. Credevo fosse una nave scorta, pensavo fosse una da trasporto. Con, helm, steady course.
siluro attivo. Con, fire control, weapon acquired. Bersaglio acquisito. Avrà oltrepassato il layer. E gli siamo addosso. Non se ne sono praticamente neanche accorti. 0-2, last bearing 1-1-8, contact breaking up. Neanche accorti praticamente. Torpedo room, tube 2, ready. Qua non so più quanto tempo ci mette ad affondare. Andiamo a vedere se abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. No, c'è ancora un aeroplano in giro. Dobbiamo aspettare che se ne vada. Vediamo se si è allontanato. Ma niente, eh? Ma cosa vuole da noi? Vattene via. Ci va là da qui. Vediamo. Niente da fare. Aumentiamo la velocità. Make turns for 2-0. Maneuvering eye.
andiamo alla massima velocità, 25 nodi. 4, 2, 5 knots. Maneuvering high. Questo non affonda più, ha chiuso bene le paratie stagne, ma guarda, è lì che veramente inizia adesso a scendere. Vediamo se è andato via. Ok, possiamo lasciare il combattimento. Ok, perfetto. Era la nostra, il nostro obiettivo principale, la missione compiuta. Con questo continueremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie per averci scelto.